Ciao a tutti, stasera parliamo dell'Hobby Show che si è appena concluso, diciamo. Oggi è 3 marzo e appunto c'è stato 1, 2, 3 marzo. E appunto io sono stata ieri, quindi sabato. E che dire su questa edizione? Io è da un paio d'anni, forse qualcosa di più, che partecipo naturalmente come visitatrice a Hobby Show. E quest'anno devo dire, a differenza degli altri anni, hanno cambiato padiglione. Solitamente stanno o nel 12 o nel 14, e invece quest'anno stavano nel padiglione numero 8. Già dalla planimetria mi sembrava più piccolo proprio, e in effetti era proprio più piccolo. Anche il palco alla fine, per chi c'è stato lo sa, c'è il palco dove appunto ci sono gli eventi, e a destra del palco, nelle scorse edizioni, mettevano due serie di file di tavoli come zona relax, diciamo, dove tutte le persone potevano sedersi, appunto, mangiare al sacco, eccetera, eccetera, riposarsi. E che è una cosa giustissima, visto che chi non va a passare qualche ora passa quasi tutto il giorno come me, visto che quest'anno siamo arrivati proprio all'apertura e siamo andati via che erano le 4 e mezza, un quarto alle 5. E invece quest'anno non c'era queste due file vicino il palco, ma bensì c'erano proprio due di numero dietro il palco. E un po' random, delle zone random in giro per la fiera, che questo di per sé è una ottima soluzione, insomma, perché se uno si vuole rilassare un attimo non deve andare per forza alla fine della fiera, ma può trovare varie zone relax. Il problema era che ogni zona relax aveva tipo un paio, due, al massimo quattro tavolini, e quindi veramente molto molto pochi, perché poi soprattutto all'ora di pranzo era tutto pienissimo. E questa insomma è stata una piccola pecca. Del resto, stand buoni, insomma, per me lo stand che ha fatto da padrona questa edizione è sicuramente la pallina. Ho sentito anche nei vari gruppi che tantissime persone hanno fatto acquisti da loro. Mentre andavo in giro vedevo tantissime le loro bustine. E appunto anche io, oltre a rifornirmi dal loro negozio, appunto a Via Antonio Carruccio, vado quasi sempre da loro, anche in fiera appunto è stato il negozio dalla quale ho preso più cose. E appunto tutto qui. In fiera siamo stati io e mia sorella, e anche con Sabrina, che saluto, e ho avuto anche il piacere di incontrare proprio al volo Giorgia e Ilaria, che saluto, e anche Giorgia, insomma, proprio sì, e anche Jessica al volo proprio allo stand di Grando con Azzurra sono passata, perché avevo un altro corso e quindi ci siamo dovute sbrigare. E quindi tuttavia è stato comunque sia un riscontro positivo anche con questa edizione primaverile di Hobby Show. E appunto tutto qui. Adesso vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto e niente, ci vediamo direttamente giù. Allora, il primo negozio di cui voglio farvi vedere gli acquisti è appunto questo qui, che si chiama L'Angolo di Premana, però avevano anche come dire, le magliette appunto di Six, una cosa del genere, Sixes, insomma, una cosa del genere, che io so che è il sito dove comprano tante scrapbooking, diciamo, e finalmente mi sono comprata questo punch. Io era dall'anno scorso che ci stavo dietro, è veramente, veramente carino. Adesso l'apriamo insieme, non l'ho aperto perché volevo farvelo vedere. Anche la marca, insomma, è questa qui, e io l'ho pagato 4 euro perché era quello più piccolino. Poi c'era anche quello medio che veniva 6, e adesso vediamo appunto il punch. Allora, ecco qui il punch aperto, e appunto andiamo a vedere che disegno carinissimo che fa. Io veramente, come ho già detto, mi ero innamorata già dalla precedente edizione. Ecco appunto, come vedete, una farfallina, e poi possiamo piegare le ali per dare questo effetto 3D, vedete? Veramente adorabile.
Veramente adorabile questo punch e finalmente ce l'ho anch'io. E quindi questo è stato il primo acquistino che vi faccio vedere. E appunto vi ho detto 4 euro. Poi sono andata al Faro del Bosco. Io ci vado sempre a questo negozio perché veramente trovo tantissime cose carine e particolari. Ad esempio questa qui è una scatola da due mini uccelli, casette degli uccellini, vedete con il suo gancetto per appenderle. Naturalmente si possono decorare come vogliamo, e appunto è proprio della Laier, l'ho pagata 3,50 euro. E poi ho preso semplicemente dei cabochon da 25 mm perché veramente mi servivano e ci devo fare tantissime cose. E questi non mi ricordo quanto l'ho pagato, se 30, mi sa 20 centesimi l'uno, sì, 20 centesimi l'uno. E anche dal Faro del Bosco ho preso solo questo. Poi sono andata da Tricot Café e ho preso semplicemente del panno Lenci, faccio vedere giusti i colori. L'ho preso in questo marrone, questo verde pino, diciamo, e semplicemente nero, e l'ho pagati 1 euro l'uno, e sono veramente belli grandi comunque come fogli, belli molto più grandi di, diciamo, due fogli a quattro, ecco, per capirci. Poi sono andata da Fucsia, da questo negozio qui, e anche l'ultima volta che sono andata in fiera ho trovato veramente cose carine da lei. Vabbè, lei, parto dal presupposto che fucsia è femminile, vabbè. E ho preso queste cosine che sono veramente adorabili. Sono questi cabochon in vetro, credo. Questi qui, di questi che hanno la base che si può togliere adesiva. Comunque sia, lei mi ha detto per sicurezza di incollarli con l'Asulid, perché ho preso questi e poi ho preso anche le loro basi. Che sono queste qui, belle fine però molto resistenti. E poi ho preso anche questa base che è veramente bella, infatti mi sono anche pentita di non prenderla, di non averla prese altre. Queste le ho pagate 1,20 euro questa base. Questa invece base qui per i ciondoli l'ho pagata 70 centesimi, e anche i cabochon 70 centesimi. Ne ho prese altre due basi e ho preso tre di questi qua, che questo è veramente era il più carino per me, e è appunto questa civettina con gli occhioni sul verde, e appunto ne ho presi tre perché ho intenzione di farci dei ciondolini e un anello per me, che credo che l'anello ci farò questo qui. Sono andata anche ai Delfino d'Argento perché c'era l'offerta dei Bigono. E praticamente i Bigono Crystal 100, parlo sempre di 100 pezzi, sia da 3 che da 4 mm. Quelli Crystal 6 euro, i colorati 7, e il WB, mi ricordo se 7,50, e c'è l'AB e il WB 9, mi pare. Comunque, non, su per giù i prezzi sono questi. E ho preso finalmente i ciclamin opal, li avevo visti in determinate lavorazioni e veramente me ne sono innamorata, e quindi ho preso questi da 4 mm e questi da 3, sempre ciclamin opal, e questi li ho pagati, come vi ho detto, 7 euro l'uno a pacchetto perché erano appunto colorati. Allora, poi ho preso questo donut che praticamente mi serviva per realizzare un ciondolo di LA2 e praticamente mandala donut pendant, una cosa del genere, e non sono sicura delle dimensioni. Mi pare che comunque è 45, il diametro interno mi pare che è sui 10, però non ne sono sicura. Comunque lo dovrò ricontrollare. Questo l'ho pagato 1 euro l'uno e appunto è in madreperla. E poi passiamo agli acquisti della pallina. Allora, ho preso prima di tutto il Fireline da 0,10 mm, e stavolta l'ho preso Smoke Fumé perché quell'altro l'avevo preso da 0,20 mm, ma Crystal, quindi bianco, e appunto l'ho pagato 6,90 euro. E voglio provare questo da 0,10 perché appunto per passare più volte nelle rogaie è meglio questo, diciamo, credo, perché ancora lo devo provare, è la prima volta che lo prendo.
Poi ho preso queste bellissime Super Duo che non si vedrà sicuramente. E praticamente sono delle Jet Picasso, però non sono, no, non è vero, non so delle Jet Picasso, che le Jet Picasso sapete che, avete, che hanno quel, quella picchettatura caratteristica grigia, e invece questo ce l'hanno sul verde. Qualcosina si vede, però veramente è un bellissimo bellissimo colore. E poi ho preso anche queste qui, queste qui le ho pagate 1,60 euro, sono 10 grammi. E poi ho preso queste qui, che sono veramente veramente spettacolari. Quando le ho viste mi sono innamorata perdonamente. E non so se queste poi fanno parte dei nuovi colori, non ne sono sicura. E queste sono gli Opaque Jade Luster, sempre 10 grammi, e le ho pagate 1,80 euro. Veramente un bellissimo colore, mi dispiace che non si vede pienamente, forse da queste qui in basso si vede qualcosa. Poi ho preso anche questo 16 mm, perché devo fare il Life Circle di Valentina e non avevo i 16 mm. E sempre per lo stesso discorso del Life Circle, ho preso anche i Bicono da 2.5, che io non avevo, avevo solamente quelli da 3 mm. E questi sono colorato, punto, quindi non so il colore, diciamo. Sono 180 pezzi e l'ho pagato 9 euro, quindi credo che sia un ottimo prezzo per appunto 180 pezzi. Non lo so, appunto, ditemelo voi, perché non l'ho mai presi questi da 2.5. Poi ho trovato finalmente un colore di rocaglie 15-0 viola, veramente anche un bel viola, vedete? E finalmente l'ho trovato, si chiama Transparent Sugar Plum, e sempre 10 grammi, l'ho pagato 1,40 euro. Veramente un colore molto carino, e non ce l'avevo soprattutto di questo viola qui. E poi ho preso le mie amatissime rocaglie, sia 15-0 che 10-0 nere, volgarissime rocaglie nere, perché è quelle che io utilizzo di più. Queste da 15-0 sono 10 grammi e l'ho pagate 1,60 euro. Queste sempre 10 grammi nere, l'ho pagate 80 centesimi. Eccole qui. E quindi tutti qui, questi sono stati i miei acquistini, che non sono tantissimi, però appunto ho preso tutto quello che mi serviva. E quindi niente, questo è tutto. E in più ho preso solamente un folletto con le gambe quelle là di stoffa penzolanti, che ho regalato appunto a mia madre. Quindi niente, questo è quanto. Ci sentiamo al prossimo video, e io vi do un bacione e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!